Perfetto, la parola è tutta sua. Perfetto, allora, innanzitutto ciao a tutti, grazie della partecipazione e grazie ad Aldo per avermi coinvolto in questa iniziativa, in questo approfondimento che ci tengo molto a fare con voi e a condividerlo con voi. Quindi ci portiamo subito all'argomento che affronteremo. Allora, perché questo? Perché Napa e Sonoma? Perché è una zona che, vabbè, oltre che averla comunque approfondita, ovviamente sui libri la conosco perché l'ho visitata in questo viaggio in solitaria che ho fatto circa 2 anni fa, e alla fine non avevo ancora avuto occasione insomma, di mettere su carta appunto queste impressioni, queste esperienze, quindi mi fa molto piacere condividerlo con voi. E che cosa affronteremo? Affronteremo la Napa Valley e la Sonoma come le due principali regioni vitivinicole, e affronteremo la storia di entrambe con qualche focus sulle sub-EDE e poi un piccolo contributo personale, quindi ci saranno qualche descrizione di qualche azienda che ho visitato nelle specifiche sub-EDE, quindi. E poi chiaramente anche una riflessione su quanto questa zona, per quanto sia recente, ha avuto un grandissimo incremento, una grandissima reputazione mondiale in così poco tempo. Quindi andremo a vedere anche i passaggi storici di come, ecco, ci siamo arrivati a questa grande fama. Quindi andiamo avanti. La storia, quindi qui c'è una cartina che fa vedere bene, diciamo, sintetizza un po' le zone principali. Napa, quindi questa in fondo è la città di Napa. Siamo a nord di San Francisco, quindi da San Francisco si fa circa 1 ora e mezzo di macchina per arrivare alla città di Napa. Da Napa un altro quarto d'ora e si arriva subito alle porte della Northern Region. Queste zone che vedete colorate sono le zone sub-AVA, diciamo la Napa Valley è un AVA, poi andremo a vedere che cosa vuol dire, appunto è un'area viticola designata, determinata, e queste sono le sottozone. Le andremo a vedere qualcuna, diciamo quelle più importanti. Innanzitutto guardate la forma, si estende molto in lunghezza, ma poco in larghezza, prima cosa. E si sviluppa appunto Napa Valley perché prende il nome dal fiume Napa. La produzione di vino a Napa risale al XIX secolo, ma in realtà quando si è cominciato a fare vino di qualità è circa gli anni 60 e poi vedremo perché. La viticoltura ha subito diverse battute d'arresto, soprattutto per 3 principali eventi. Uno è la fillossera, perché praticamente qui cominciarono a piantare vitigni europei, cominciarono a piantare Cabernet Sauvignon, Merlot, Zinfandel, Syrah. E poi cosa è successo? I viaggi con l'Europa erano frequenti e quindi praticamente qualcosa hanno riportato indietro e ha praticamente contaminato il materiale vegetativo che c'era. Quindi anche loro non si sono salvati per niente dalla fillossera, anzi sono stati dei danni veramente ingenti. Ovviamente non tanto quanto noi, quanto l'Europa, ma effettivamente sono dovuti ripartire da capo. Personaggi storici, quindi chi sono i personaggi? Allora, John Patch è il primo che ha piantato un vigneto commerciale, cioè con l'intenzione di produrre uva da vino. E chiaramente ha fondato la prima cantina, una cantina vinicola nella Napa Valley. Iniziò a produrre vino. Il secondo personaggio importante è Charles Krug.
fu assunto da Patchett come enologo e fondò la sua cantina poi a sua volta, praticamente si staccò da Patchett e fondò una cantina nel 1861. Lui fu un personaggio molto molto importante perché apportò idee innovative nella viticoltura di qualità, nella vinificazione, cioè lui dette subito degli spunti di riflessione sull'acquisizione di porti innesti, di vitigni, di un determinato vitigno per un terreno, quindi cominciò a gettare le prime basi per la viticoltura di qualità. Pensate che all'inizio lui, chiaramente di grandi possibilità economiche non ce l'aveva e ha iniziato a fare uva con la pressa da sidro. Quindi, ecco, qui c'è il primo personaggio che determina la svolta imprenditoriale sostanzialmente della Napa Valley, Robert Gerald Mondavi. Tra l'altro appunto ci ha lasciato da pochi anni, nel 2008, lui, imprenditore americano, che attuò delle strategie importanti di marketing. Lui da dove viene? Curioso. I suoi genitori sono marchigiani. Marchigiani e si sono trasferiti, i suoi genitori, in Virginia. Poi lui è nato proprio in Virginia e ha fondato lì un'azienda per la conservazione di frutta e ortofrutta sostanzialmente. Con la famiglia poi si è trasferito a Lodi in California e allora lì ha iniziato a interessarsi di vino. Lui nel 1943 persuase i genitori ad acquistare la cantina di James Moffitt, che è un personaggio che acquistò la cantina di Krug, di Charles Krug, il famoso enologo appunto di cui abbiamo parlato prima. Però questo James Moffitt non ne fece tanto guadagno di questa cantina, ma sostanzialmente era inattiva. E allora Mondavi persuade i genitori ad acquistare la cantina di Moffitt, pensate per 75.000 dollari, praticamente niente. Era un'azienda importante comunque, anche con una certa estensione. Mondavi iniziò da lì la sua carriera fino a quando non fondò la sua azienda nel 1976. Eccola qua a sinistra, la vediamo qui. Lui, oltre chiaramente ad avere un approccio imprenditoriale, ha anche apportato dei grandi miglioramenti nell'etichettatura dei vini, ovvero lui ha gettato le basi per dire che ok, mettiamoci il Napa Valley, ma mettiamoci anche il vitigno. Sembra una cosa scontata, però è stata veramente una grande svolta, soprattutto nell'idea di marketing, nell'esposizione di come mostrare l'etichetta. Allora, Oakville nel 1966, questa è proprio la struttura che si trova in tantissime foto, è proprio emblematica della Napa Valley, quindi ha questo campanile tipico appunto, e è stata la prima azienda qui, costruita post-proibizionismo. Parte del vigneto dei Mondavi includeva, questo è interessante, il vigneto Talon, che esiste ancora, Tocalon, che è il primo vigneto del pioniere della Napa Valley, che fu, diciamo, il primo a cominciare a piantare i vigneti. Di questa cantina è popolare il Fumé Blanc, forse l'avrete sentito, il Fumé Blanc è diventato ormai sinonimo di cosa? Di Sauvignon Blanc, perché lui, Oakville, questa azienda, è famosa per produrre questo vino, Fumé Blanc, che è un Sauvignon Blanc affinato in legno. Quindi questo fumé, diciamo, ricorda un po' anche, è un gioco di parole sostanzialmente con Pouilly fumé, diciamo, e questo ormai è diventato un cult. Se a qualsiasi americano gli chiedete che cos'è Fumé Blanc, loro ti rispondono Sauvignon Blanc. Poi, la volta è nel 1978, con la joint venture che Mondavi fece con il barone Philippe de Rothschild di Château Mouton-Rothschild per creare la cantina Ops One, e negli anni 90 ha creato proprio
l'idea, diciamo, di queste joint venture, dove l'hanno seguito in diversi, e poi vedremo anche chi, qualcuno anche dall'Italia l'ha seguito in questa idea di joint venture. Comunque ha creato appunto partner in Europa, Sud America e Australia con questo concetto. 2 plus 1, ci torneremo poi dopo. La svolta vera è stata nella Paris Wine Tasting, divenuto ormai anche sinonimo. Giudizio di Parigi viene chiamato anche proprio come il mito greco che ricorda, diciamo, la fondazione di Roma, no? Questo è proprio un paradosso perché fu un concorso enologico organizzato da questo commerciante di vino britannico. Gran parte dei giudici erano francesi e effettuavano degustazioni alla cieca. Lui voleva semplicemente dimostrare che questi vini californiani non erano all'altezza, perché appunto, agli anni 60 questi vini erano solo venduti in America, però non avevano ancora penetrato mercati esteri. E quindi Steven Spurrier voleva proprio dimostrare che questi vini non erano all'altezza dei francesi. Però ci fu uno scandalo incredibile, perché proprio i due vini nelle categorie in cui erano giudicati, c'erano due categorie, una degli Chardonnay e una dei vini rossi, italiani, bordolesi, quindi Bordeaux. I primi due vini erano californiani. Quindi i risultati furono resi noti e il giudice, appunto, chiese addirittura di ridiscutere il voto, da quanto questo creò scandalo. E quindi da qui ci fu la vera e propria rinascita, nascita dei. Parlato di AVA, che cos'è l'AVA? È American Viticultural Area, quindi una regione vitivinicola specifica che si caratterizza per determinate caratteristiche in comune, sia per il tipo di terreno, sia per i vitigni che vengono coltivati. La cosa importante è che nelle EVE almeno l'85% delle uve che compongono il vino deve essere coltivato dentro le EVE. Quindi c'è una sorta di tracciabilità, ecco. Si possono definire delle zone, delle EVE. Queste, ecco, qui vediamo la Neca Valley, questa qui ad ovest è Sonoma. E quindi vediamo allora queste aree. Allora, la parte centrale è definita la panchina di Rutherford, la Rutherford Bench, si trova in questa zona centrale. E si trova in queste due valli, è una vallata tra due montagne, la catena di Mayacamas, che è di qua, sopra Chills District, e poi le montagne Vaca, che sono vicino Sonoma. E la parte estremità meridionale è rappresentata da Los Carneros, che lo vedremo dopo. L'estremità settentrionale c'è Calistoga con Howell Mountain, che è una zona molto interessante. Qui siamo su 110 metri nella parte centrale, quindi siamo bassi sul livello del mare, ma Howell Mountain e Mount Leader arrivano fino a 650 metri. E ci sono anche dei vini interessanti, poi li vedremo dopo. Quindi appunto queste sub-AVE, come vi ho detto, sono delle zone appunto specifiche e alcune sono nate anche recentemente come Oak Knoll District, Stag's Leap prende il nome proprio dalla cantina, Stag's Leap Wine Cellar, che è quel vino che vinse il concorso al Wine Tasting di Parigi. Pensate, questa Stag's Leap Wine Cellar, che si trova in questo distretto e via di Stag's Leap, è stata acquistata da una joint venture nel 2007, composta da un'azienda di Washington e Antinori, guarda caso. Questa azienda Stag's Leap Wine Cellar è stata venduta nel 2007 per 185 milioni di dollari, così tanto per. E Oakville è dove è Opus One, si trova nella parte centrale. Le zone, diciamo, dove interessanti per l'altitudine, perché qui siamo veramente su una pianura,
sono Mount Weather e Howell Mountain. Quindi queste due zone c'è più altitudine. Il clima. Allora, c'è una grandissima varietà di clima per le influenze meteorologiche di principalmente due grandi fattori. E andiamo a vedere. Allora, l'estremità meridionale, dove c'è Los Llanos, è fortemente influenzata dalla corrente fredda che gli arriva dalla Baia di San Pablo. Per intendersi, la Baia di San Pablo è proprio un'estensione nord della Baia di San Francisco. Quindi c'è l'influenza sostanzialmente della corrente fredda oceanica e la si sente ancora di più a Sonoma. E proprio per quello, perché Sonoma sono più adatti determinati vitigni piuttosto che a Napa, proprio per il clima un po' più fresco. La cosa che caratterizza un po' tutta la zona, sia Napa che Sonoma, sono le nebbie. C'è sempre la nebbia che arriva generalmente alla sera, abbassando le temperature, e se ne va via verso mezzogiorno. Quindi questo causa anche un po' di accorgimenti anche dal punto di vista della viticoltura. Guarda caso, a Napa, dove la dimensione aziendale è molto grande, generalmente non conducono regime biologico perché è molto difficile, proprio per questa insorgenza di nebbia, di umidità, che per il Cabernet Sauvignon, lo rende particolarmente sensibile alla peronospora. Mentre nella parte di Sonoma, dove la dimensione aziendale è più piccola, quindi hanno molta più cura e attenzione e c'è più manodopera, possono permettersi regimi anche in biologico e in biodinamico, proprio perché la dimensione è molto più piccola delle aziende. Le piogge non sono praticamente frequenti. Io ci sono stata a febbraio e praticamente stavo in maniche corte, le stagioni sono veramente poco marcate. C'è escursione, quello sì, però durante il giorno sono quasi 16-18 gradi, erano a febbraio, e piogge poco frequenti. Infatti ricorrono tutti, dico tutti, all'irrigazione. L'irrigazione lì è ammessa tranquillamente, anche perché non sarebbe possibile proprio altrimenti. Estremità settentrionale, questa zona qua di Calistoga, è un po' più chiusa e è la parte più calda proprio. È proprio il contrario, è interessante questo, che appunto è la zona un pochettino più calda, dove ci sono i Cabernet Sauvignon più potenti, dicono loro. E, mentre Howell Mountain e Mount Leader, che è questa zona qua al confine con Sonoma, sono zone di montagna, proprio montagna, è una zona completamente diversa. I terreni, anche qui, allora, nella vallata centrale, se ci ricordiamo appunto la cartina, la vallata centrale sono proprio sedimentaria, quindi sono terreni misti tra sedimenti e alluvionali nella superficie. E specialmente anche nell'estremità meridionale sono derivati dai ritiri della Baia di San Pablo, quindi anche lo Scarneros sono terreni principalmente sedimentari. Se si va invece più a nord, ad esempio Howell Mountain e Calistoga, sono terreni dove in profondità c'è vulcanico. Dico in profondità perché appunto anche lì sono tutti terreni, parliamoci chiaro, non di grande qualità, ecco, però in profondità si trova il vulcanico, quindi lì i vini sono un pochino più interessanti effettivamente. E anche qui ci sono delle evidenti colline nella zona di Yountville che sono praticamente un indice di un passato vulcanico della regione. Quindi in quella zona dove si trova un misto di vulcanico, argilloso, limoso, sono decisamente interessanti. Allora, lo Scarneros quindi è l'estremità meridionale, proprio al confine con Sonoma. Lo Scarneros è citato anche come EVE nella zona di Sonoma proprio.
Ecco, si può dire le nostre DOC interregionali, diciamo così. È la più esposta a sud e si estende appunto fino a Sonoma. E questo è un clima particolarmente fresco, molto molto adatto per la produzione di Pinot Noir e Chardonnay, che sono utilizzati anche per la produzione di spumante metodo classico, che li ho sentiti non sono male. Quindi sto adesso andando da sud verso nord. Adesso vediamo le zone di Stedley, Beyondville, Oakville e Rutherford, quindi ci troviamo nella Rutherford Bench, quindi nella zona centrale. Qui si trova proprio il clima più mite, e mite abbastanza per far maturare il Cabernet Sauvignon. E sono proprio queste zone rinomate per la produzione dei più importanti Cabernet Sauvignon del mondo. Uno di questi è proprio quello di Staglip Wine Cellar, che è l'immagine, questa qui sotto, sono i vigneti proprio presi con l'azienda alle spalle. Una zona anche visivamente, paesaggisticamente anche bella. La zona invece è molto più calda, proprio perché c'è minore influenza della baia di San Pablo e Rutherford. E i suoi rosti, i Cabernet Sauvignon di Rutherford, sono molto rinomati per avere molta ampiezza di bocca, ma anche pesantezza. Sono Cabernet Sauvignon veramente strutturati. Il Merlot è coltivato perché il Merlot viene usato per il taglio del Cabernet Sauvignon, generalmente per dargli ancora più volume di bocca. Le varietà da bacca bianca ovviamente sono lo Chardonnay e il Sauvignon Blanc, che in questo caso si caratterizzano per avere sentori veramente maturi di frutta tropicale, principalmente frutta tropicale. Prediligono ovviamente l'affinamento in legno, proprio per accentuare, è proprio uno stile che devo dire, quando è fatto bene, riesce a dare anche dei bei risultati, devo dire, però va proprio preso come uno stile di vini. Ecco, qui faccio una digressione. Qui siamo a Oakville, quindi siamo sempre nella zona centrale e vediamo Opus One Winery. Allora, dalla strada non si vede questa azienda, è perfettamente inserita nel paesaggio e ha questo viale lungo, dominato da questo corridoio alberato di olivi e un cancello, e questo è proprio l'ingresso. È completamente inserita nel paesaggio, non la vedi. Questi sono i vigneti circostanti. Io c'ero stata, appunto, era a fine gennaio, inizio febbraio, ancora non avevano fatto la potatura. E appunto è questa famosa cantina nata dalla joint venture tra Robert Mondavi e il barone Philippe Orchid. Questo è l'ingresso, ovviamente in pieno stile Bordeaux, cioè è come entrare in uno château di Bordeaux, la riproduzione esatta, quindi arredamento di gusto barocco. E questo vino a sinistra è il loro secondo vino, che è nato più tardi rispetto a Opus One, negli anni 2000, mi pare. È nato Overture. Questo Overture è disponibile in quantità molto limitate e è realizzato, perché loro dicono non è il nostro secondo vino, è Overture. Quindi è sempre realizzato assemblando il meglio del meglio delle diverse annate di Opus One. Quindi una parte di Opus One, i tagli che non vengono utilizzati per costituire Opus One, vengono messi nella creazione di Overture. Quindi, infatti, nell'Overture non c'è indicata l'annata, perché è proprio una cosiddetta una cuvée, diciamo. E l'obiettivo, appunto, di produrre un vino di grande prestigio, anche possibilità di evoluzione, ma ovviamente un vino più pronto da andare sul mercato. Gli vitigni sono esattamente gli stessi dell'Opus One, ovviamente non dichiarano le percentuali. Andiamo avanti.
Questo l'ho messo perché è interessante. Pensate che il settore dell'accoglienza, della wine hospitality, genera un profitto veramente importante. Guardate cosa si sono inventati. È una sorta di soppalco che viene attaccato al trattore per permettere ai visitatori partecipare alla vendemmia osservandola di notte, perché lì vendemmiano, ecco una cosa che non ho detto, lì vendemmiano di notte, perché con le temperature a cui arrivano al giorno quasi 40 gradi, a settembre tranquillamente, sarebbe impossibile vendemmiare, anche perché si perde tutta la maturazione delle uve. E quindi questi sono degli strumenti che loro usano per condurre le visite in vigna durante la vendemmia. Qui a destra la cantina di vinificazione, ovviamente il massimo della tecnologia. Questo in fondo è un lettore ottico e ci sono i vari accessi ai silos dove vengono scaricate le uve per caduta naturale. Incredibile, quindi siamo proprio ai massimi livelli. Questa è la cantina imponente, che dire, quando vedi questo tripudio di barrique rimani proprio affascinato, però poi ritorni alla realtà un po' del paradosso americano, perché dov'è che è nato Opus One? Alle Hawaii. È un vino proprio creato sostanzialmente. E teoricamente è nato proprio nel 1970, poi la sua nascita è stata successivamente nell'82, però nel 1970 nel Mauna Kea Beach Hotel delle Hawaii si sono incontrati per la prima volta Mondevi e il barone Rashid per dare avvio alla loro joint venture. Questa a destra è la sala, le Grand Chaillie, che è molto simile anche a quello di Antinori, dove appunto si domina proprio questa sala immensa di barrique. Loro le assemblaggi li fanno a primavera, esattamente come nel Bordeaux, e loro sono molto incentrati sulle sensazioni di naso. Pensate che per preparare questi assemblaggi fanno dei panel test con un maestro naso profumiere, l'ex naso di Dior, che va lì una settimana prima ad allenare gli enologi con delle sessioni di panel con delle fragranze, delle sensazioni appunto odorose, questo per allenarli, diciamo, con il naso. Incredibile. Si va a St. Helena and Calistoga, quindi qui siamo nella parte un pochettino più a nord, specialmente Calistoga è l'estremità settentrionale e più indietro ci troviamo St. Helena. Allora, qui il clima è proprio l'inverso, quindi qui si va più a nord e il clima è più caldo. È più caldo e quindi si producono qui vini veramente concentrati, cioè di grande estratto. In questo caso, dov'è che c'è un po' più di sollievo? È nella corrente fresca di Chalk Hill, che è il bordo della famosa catena Maya Camas, che può fornire appunto un po' di sollievo, ma non più di tanto, perché questi sono rinomati come Cabernet Sauvignon, ma anche lo Zinfandel e il Syrah crescono molto molto bene e danno proprio queste sensazioni di grandissima opulenza proprio. Quello che gli manca qui è un po' la qualità del tannino. Allora, questa è un'azienda interessante perché è un po' un paradosso, perché siamo a Calistoga, quindi abbiamo detto zona calda, Schramsberg è basato a Calistoga, ha vigneti a Calistoga e produce spumante metodo classico. Ebbene sì, da Pinot Noir, Chardonnay. E produce anche vini fermi, ovviamente. Le uve sono in parte coltivate a Calistoga e in parte a vigneti a Sonoma, quindi sicuramente quelle per lo spumante le prende a Sonoma. Allora, com'è nata questa Schramsberg Vineyards? È nata nel 1862 da un immigrato tedesco, pensate, che produ produ
produceva all'epoca spumante metodo classico. È considerato veramente un marchio di lusso, di qualità. Pensate che con questi vini ci fa i brindisi, diciamo, ci fece i brindisi quando si insediò nella Casa Bianca Obama. Oppure sono vini che acquista regolarmente la regina Elisabetta, per dire. Quindi sono i vini delle grandi istituzioni, ecco. Dopo quasi, questo Schramm in particolare, cadde in rovina e dopo tanti anni di inattività a questa cantina, lui non aveva eredi sostanzialmente. La cantina rimase inattiva e fu acquisita da il gruppo Davies, che è un gruppo grosso californiano che attualmente ha un grande portfolio di aziende, diciamo, in California, e continuò, diciamo, sostanzialmente la produzione di vino a champagne. Questa è una parete tutta di bottiglie. Ci sono delle gallerie sotterranee si estendono per circa 3 chilometri, ovviamente è tutto costruito sostanzialmente, però sono molto affascinanti queste cave e la degustazione era organizzata proprio nelle cave sotterranee, sicuramente veramente affascinante. E producono un'ampia gamma di spumanti, sia bianchi che rosé. Abbiamo degustato questo rosé 2008 e ahimè si sente che chiaramente gli manca un po' l'acidità, gli manca la verve chiaramente del metodo Grazia, ma anche ce l'hanno di più anche i nostri italiani, per dire. Però devo dire, tutto sommato non arriva questa percezione netta del calore, anzi sono fatti veramente bene. Allora, qui siamo a Sant'Elena. Appunto, si torna un filino indietro rispetto a Calistoga e siamo a Spotswood Winery. Questa è un'azienda molto carina, a gestione familiare, cioè non ci sono società, joint venture dietro, quindi è veramente semplice. È una famiglia che da 3 generazioni coltivava prima uve e poi ha iniziato a fare vino dal 1982. Si distingue appunto per questa casa, chiaramente lì non c'è niente di antico, è tutto abbastanza, sembra tutto abbastanza recente, ma per loro questa struttura qua è una casa vittoriana pre-proibizionismo, è il loro simbolo, lo mettono anche nell'etichetta. È una cantina che lavora, anzi, la cosa interessante è una delle prime che ha avviato, diciamo, il criterio dell'agricoltura biologica. Che per noi sembra una cosa normale, in realtà lì no, anzi ne fanno molto vanto e anche perché è proprio una strategia anche di marketing per loro, puntare molto su questa comunicazione che lavorano in biologico, cioè ti portano proprio nel vigneto e ti fanno vedere tutte le pratiche che attuano. Hanno questo sistema di drenaggio sotterraneo, cioè quindi non vedi niente nel vigneto, sembra in genere i tubi le mettono appunto fanno scorrere il tubo sull'impianto appunto della vite. In realtà lì è tutto sotterraneo, hanno questo drenaggio, ma è incredibile il lavoro che hanno fatto. E è tutto molto calibrato, molto misurato, fanno dei vini eccellenti. Il loro 2015 prese 100 punti da Robert Parker qualche anno fa. Questa è la sala degustazione, come vedete è sempre tutto molto curato, anche nelle le realtà più piccole come questa ci tengono veramente a dare un'immagine bella e accogliente, loro l'accoglienza ci sanno proprio fare da questo punto di vista in dubbio. La cosa interessante in queste 3 bottiglie, ve la sottolineo, ve la faccio vedere, allora guardatele bene, allora interessante perché questa nel mezzo, c'è scritto Lindenhurst invece che Spotswood. Questa qui è un non estate wine, cioè vuol dire che è un vino prodotto da uve che non sono di proprietà dell'azienda. Questa è una cosa che in genere, cioè in etichetta, non viene mai indicata, perché lì è una cosa che si può fare, nel senso le uve, l'azienda può acquistare uve, anche tutte, e produrre il proprio vino, anche se non ha uve in proprietà. E
chiaramente non viene indicato e loro non è che te lo dicono tanto, però ecco, è interessante capire che c'è questa grande distinzione a Napa tra gli estate e non estate wine, sia proprio nella comunicazione ma anche nel prezzo. Cioè, per dire, lo Spotswood qui a destra, siamo sulle $130-140, questo con $40 te lo compri, ecco. Il bianco, anche il bianco essendo un estate wine, siamo sulle $50-70, ecco. Allora, qui sono le zone che a me hanno più colpito, Howell Mountain e Mount Leader. Guardate, sono queste due zone. Io sono stata a Howell Mountain e sono zone interessanti proprio perché siamo un pochino più in altitudine. E loro, secondo il loro punto di vista, il Cabernet Sauvignon in queste zone non ha, diciamo, la struttura, la potenza, però secondo me ha l'eleganza in queste zone. E appunto, sono zone anche paesaggisticamente molto belle, proprio perché c'è tanto bosco, ci troviamo in altitudine. Infatti, qui c'è scritto, appunto, lo sottolineano anche loro, che i vini rossi ai bordi della valle, quindi ai piedi di Mount Leader e Howell Mountain, tendono ad avere più tannino e meno ricchezza, meno ampiezza, meno opulenza nel palato, no? Le varietà sono appunto classiche, Cabernet Sauvignon, Merlot e lo Zinfandel viene molto bene in queste zone. In particolare ci sono qui delle vigne vecchie di Zinfandel che arrivano fino a 100 anni e la varietà più coltivata è lo Chardonnay, qualche cosa di Sauvignon Blanc ma si trova meno. Vi faccio vedere l'altra azienda, Howell Mountain, Cima Rossa Vineyards. Cima Rossa, pensate, questa l'ho visitata perché il proprietario è italiano, Dino. Lui è tuttora titolare di una società di biofarmaceutica, però si è trasferito ora in pensione e si dedica all'azienda. Questa è l'azienda, non è l'azienda, la sala di accoglienza. Ci siamo arrivati con un trattorino che ci ha portato. Un'azienda molto piccola, ovviamente l'atmosfera è ideale, ma interessante perché è situata a 640 metri, che per trovarla, non vi dico, mi sono persa una decina di volte. E appunto, sono questi vigneti che si trovano principalmente su due zone, una su suolo vulcanico e una vigna su suolo limoso argilloso. Lui fa queste vinificazioni separate, molto interessante, per ogni zona. E quindi chiaramente dà dei risultati molto marcati nel vino. Guardate le etichette, lui usa un simbolo diverso in ogni etichetta, che è un fiore spontaneo che trova nei suoi vigneti. E una volta ogni 4 anni cambia il simbolo che c'è nell'etichetta. Lui produce questi vini qua, guardate i nomi, sono nomi italiani, i primi due dialettali. Vin Gianciu, che appunto in genovese, lui è genovese, che vuol dire vino bianco, e questo è un Sauvignon Blanc che tra l'altro è abbastanza leggero, non è pesante come stile, fermentato in francese e metà in acciaio, mentre questi due sono quei due che vi dicevo, uno su vulcanico e uno su limoso argilloso, molto interessanti e dà veramente l'idea di un qualcosa di più ricercato, ecco, qui c'è già un'idea di fondo, forse anche un pochino più europea, ecco, di fare vino. Andiamo a Sonoma. Allora, come vedete già dalla cartina, è una zona molto più larga, cioè non ha la lunghezza di Napa Valley, è più estesa, molto più estesa. È una zona ancora più recente di Napa Valley. Se si pensa alle date di inizio, più o meno siamo sempre dopo la metà dell'Ottocento, però con l'idea di fare vini di qualità sono arrivati ancora più dopo. Era una zona che è stata scoperta
un po' più recentemente, ecco. Queste, anche qui la viticoltura si organizza tutta intorno ai fiumi, Alexander Valley, Dry Creek Valley, sono comunque Russian River Valley, sono comunque le zone che si articolano intorno al fiume Russian River. La storia. Qui appunto è il governatore militare della California messicana, acquistò dei vigneti che gli producevano e che producevano uva da vino. Questo nel 1812, la viticoltura esisteva già a quell'epoca. Quando è che c'è stato, diciamo, l'avvio? Con Agoston Araski, che acquistò il vigneto di Salvador Vallejo, che era il fratello del generale Mariano Vallejo, e lo ribattezzò il vigneto Buena Vista. Esiste ancora questo vigneto, è proprio, in realtà è proprio una cantina. E lui fu quello che un po' avviò la viticoltura di qualità, è un po' il Charles Kruger della Sonoma sostanzialmente. Anche qui ci sono state diverse battute d'arresto, perché qui chiaramente la dimensione è ancora più piccola e quindi tante di queste aziende non hanno sopravvissuto al proibizionismo e chi aveva iniziato l'attività poi si vide costretto anche ad abbandonarla. E infatti la battuta d'arresto c'è stata e c'è stata tanto. Pensate che negli anni 30 c'erano circa 50 aziende a Sonoma. Quindi niente in confronto adesso, che sono mi pare più di 400. E pensate che appunto da un'indagine nel 2007 la metà di queste 250 cantine ha meno di 20 anni. Questo dato è cresciuto ancora, sono maggiori. E poi chiaramente che cosa c'è stato? Ultimamente lo sappiamo tutti, il Kincade Fire, che qui ha terminato proprio. A Napa Valley c'è stato danni forti, però ha colpito di più il bosco. Qui in queste zone ha proprio colpito i vigneti. L'incendio ha distrutto, pensate, 160 km, cioè 10.000 ettari. Per avere un'idea, il Chianti classico è 7.200 ettari, cioè, quindi più del doppio della regione del Chianti classico ha bruciato. Insomma, e oltretutto i vini avevano dei seri problemi, a parte che alcuni hanno abbandonato le cantine con il vino dentro, perché l'incendio c'è stato nel ottobre 2019. E poi, ma gli anni successivi, cioè adesso, stanno avendo ancora problemi di smoke taint, cioè di problema di odore di fumo nella cantina. Allora, io ho sintetizzato un po' qua le tre zone principali, proprio perché sono quelle dove il Pinot Nero e lo Chardonnay sono ai massimi livelli. L'aspetto del paesaggio qui è molto carino, è prezioso, dà questa idea proprio di... No, non lo dico perché ci sono stata, ma ricorda un po' la Toscana per certi aspetti. In alcune zone, perché la dimensione è molto più raccolta, è proprio perché c'è più collina. Queste sono le EVE, quindi tutte, sono circa 17. Perché sono tante? Perché il clima è molto diverso, anche a seconda delle zone. Noi andremo a vedere la Russian River Valley, la Dry Creek, l'Alexander Valley e poi un'altra nuova, che è questa Petaluma Gap, poi vi spiego che cos'è. La Russian River Valley ci troviamo qua, guardate qui c'è l'oceano, quindi siamo vicini all'oceano, siamo circa 2 ore di macchina ad ovest della città di Santa Rosa, è appunto il fiume che si curva e dà origine a questa ansa dove c'è la Russian River Valley. C'è nebbia e scorre attraverso questo famoso Petaluma Gap, che poi vi spiego che cos'è, una cosa dove poi c'è nata la EVE. Nebbia, clima fresco, adatta assolutamente per la produzione di premium wine, premium nel senso fascia alta, Pinot Nero e Chardonnay. Fanno anche degli ottimi spumanti metodo classico. Ecco qua che vi dicevo, questa è una nuova EVE fondata nel 2017 proprio per la sua particolarità.
Pensate, è una regione che si estende dal Pacifico fino alla Baia di San Pedro in lunghezza. In realtà questo Petaluma Gap vuol dire divario in inglese, cioè è un vento che praticamente taglia in due la nebbia, che è un vento che è come se si incanalasse da questa apertura montuosa chiamata Petaluma, che si estende da est del Pacifico e poi a sud verso la Baia di San Pablo. Crea questo gioco anche molto bello di nebbie. E è una zona appunto interessante per la produzione dei vini, è nuovissima. Dry Creek Valley, anche qui Dry Creek è un affluente del Russian River, è una zona un pochino più concentrata. Qui viene molto bene il Sauvignon Blanc e lo Zinfandel, sono i due vitigni principali. Ovviamente si trovano anche il Pinot Noir e Chardonnay, però le massime espressioni di questi due vitigni le troviamo qui. E qui, anche interessante, si trovano ancora delle vecchie vigne di Zinfandel di grande qualità, specialmente in questa zona qui, al confine con la Russian River. Come rossi va molto anche i vini stile Rodano meridionale, cioè ovvero Grenache, Syrah, Sansot in taglio. E poi questa, l'Alexander Valley. Questa zona, anche questa, è importante, però è una zona un pochettino più calda, cioè i vini qui tendono a essere più. C'è più polpa, più carnosità nel vino, più opulenza rispetto a quelli di queste altre zone. Cioè, la Russian River, cioè Pinot Nero e Chardonnay, qui si trova anche Cabernet Sauvignon, anche Zinfandel, perché comunque il clima è più caldo. In particolare il Cabernet Sauvignon ha proprio un gusto più corposo, più opulento. Questa è una cantina che ho visitato, è a Sebastopol, pochi minuti di macchina da Santa Rosa, e è una cantina, anche questa dimensione molto molto piccola, e fondata da Ted e da sua moglie. Lui ha fatto studi di enologia in Francia e poi ha portato, diciamo, le sue conoscenze, il suo apprendimento nel suo domain, quindi. E è stato appunto allevato, diciamo, presso il domain Guy Rouleau. Lui è il primo americano appunto designato come enologo gestore della storia della Borgogna. Pensate che era lui il responsabile, appunto, enologo nel domain francese. Poi ritorna e fonda Littorai. Littorai, appunto, questo nome in latino, io ancora nel vocabolario non l'ho trovato, Littorai, insomma, sarà, boh, non lo so. E vuol dire costa, proprio perché siamo vicini all'oceano. Si estende per 12 ettari, piccolissimo, vigna pivot è il loro cru, sostanzialmente, di un pinot nero. Regime biodinamico, è un podere veramente delizioso. Hanno pecore, hanno l'allevamento, le galline, le api, fanno apicoltura, utilizzano appunto le pecore per il pascolamento nei vigneti. Questi sono i vigneti, utilizzano appunto, le fanno pascolare dentro il vigneto appunto per favorire la biodiversità e la mineralizzazione della sostanza organica. Quindi preparati biodinamici, inerbimento dei vigneti. Veramente proprio tutto il contrario della gestione appunto di Napa, una zona veramente bella anche da vedere e una cantina veramente genuina. Questi sono i vini che producono, e è una linea di vini dove loro lo dichiarano assolutamente, te lo dicono proprio appena varchi la soglia. Che loro acquistano uve anche da altre zone. E, il loro cru è questa vigna pivot, che lo troviamo qua, questo, e la Haven Vineyard, producono anche questo bianco molto interessante che è uno Chardonnay che è vinificato un po' alla francese, ovvero con i raspi e da cloni appunto francesi.
È molto interessante anche perché abbiamo sentito anche qualcosa appunto qualche annata un po' indietro e veramente è un Chardonnay veramente di grande stile, gran livello. Questa è un'azienda che ho visitato perché è molto diversa rispetto alle altre, ma è molto nello stile Sonoma perché la dimensione è più piccola e appunto le aziende lavorano preferibilmente biologico e biodinamico. E questa è un po' la panoramica. Io vi ringrazio e spero di essere nei tempi. Se ci sono Sei delle stata domande. perfettissima nei tempi. Io a questo punto chiudo la registrazione, poi se volete fare domande, Carlotta è ancora qui con noi per un po'. Certo, sì, se mi riesce a aprire la chat.